Buona serata, buon martedì, ben ritrovati, soprattutto buona stagione 2018-2019, ben ritrovati con Proteramo, il programma che TV6 dedica ai colori biancorossi. Come negli anni passati saremo un'ora insieme ogni martedì per vedere, fare un po' un'analisi di quello che succede. Campionato appena iniziato, nonostante i tanti ritardi dovuti alle decisioni della giustizia sportiva e non in precedenza, però pare che ce l'abbiamo fatta ad iniziare, anche se alcune partite sono state rinviate, non è detta l'ultima parola, soprattutto in Serie B, perché il format a 19 proprio non ne vuol sapere di essere ufficializzato al 100%, e dunque si profilano altri giorni davvero ancora con tanti dubbi da dipanare, che potrebbero avere dei riflessi proprio in Serie C. Come detto, riparte questo format che da anni vi tiene compagnia il martedì. Faremo come di consueto una panoramica sulla squadra, sul Teramo di, che quest'anno è affidato a Giovanni Zichella, poi ovviamente stendendo lo sguardo anche all'intero campionato. Per questa prima puntata saluto i miei compagni, i miei angeli custodi che mi hanno tenuto compagnia, e magari io ho tenuto compagnia a loro l'anno scorso, Francesco Di Francesco, ciao Francesco. Buonasera, salve. Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Vi ricordo il numero che vedete in sovraimpressione, vi ricordo che si stanno giocando due partite che chiudono Pordenone Fano 1-0. In alto potete seguire Tristina Vispesaro 0-0, però è cambiato solo un risultato, noi stiamo vedendo in bassa frequenza le due partite, c'è come detto il vantaggio del Pordenone contro il Fano di Massimo Epifani, e poi c'è Triestina contro la Vispesaro, che ha vinto il campionato di Serie D Girone F l'anno scorso. Vediamo un po' i risultati, perché insomma storia di ieri, la sconfitta del Teramo, la prima in stagione al Druso contro il Sudtirol. Vediamo i risultati, eccoli qua, con il 2-0 della Fermana contro la Virtus Vecomp Verona, il Gubbio Ravenna 1-1, e la San Benedettese, prossimo avversario del Teramo, 0-2, il Monza che ha battuto 1-0 la Ferrar Pisalò, Vicenza Giana Erminio 0-0, questo Sudtirol Teramo 1-0, i Molesi Albinone Fè 0-0, e poi Pordenone Fano 1-0 e Tristina Vispesaro 0-0. Queste due partite si stanno giocando. Vi ricordo che Ternana Rimini è stata rinviata proprio perché c'è ancora in sospeso la vicenda legata all'eventuale allargamento a 22, al ritorno al format a 22 della Serie B, e l'eventuale possibile ripescaggio proprio della Ternana in Serie B. Ecco perché per il momento è stata rinviata la partita, così come altre che riguardano per esempio la Pro Vercelli nel girone A. Peraltro, Andrea, oggi c'è stata la notizia di fatto che ha, diciamo, impropriamente bloccato il campionato di Serie B. Sì, in realtà è stato un falso allarme, peraltro di un'ora fa il comunicato della Lega di Serie B, che ha inteso precisare che il campionato non è affatto sospeso, non è affatto bloccato, però aggiungiamo noi che restano delle nubi, perché il 21 ci sarà un nuovo pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI che dirà qualcosa in più nuovamente, perché c'era già stata una pronuncia, poi la scorso fine settimana si è pronunciato il TAR, da qui le cinque squadre interessate non hanno giocato in Serie C, e venerdì ci sarà un'altra pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI, si dirà in quella sede se il format sarà a 19 o a 22, poi se sarà a 22 chiaramente tra le 5, 3 dovranno essere ripescate. A quel punto, se il format sarà a 22, noi non sappiamo poi come andrà a finire, se effettivamente la prossima giornata è l'infrasettimanale
si disputeranno regolarmente oppure no, perché ritengo che in caso di 22 squadre dovrà essere rimodulato il calendario, e la Ternana, che gioca nel campionato, sì, nel girone B di Serie C, è una candidata autorevole in caso di pronunciamento di Serie B a 22 squadre, è una candidata autorevole al ripescaggio. Quello che, tra l'altro, c'è una sentenza del TAR da emettere, un pronunciamento il 9 di ottobre, perché il TAR si è pronunciato per quanto riguarda una sospensiva lo scorso fine settimana, in attesa del pronunciamento del 9 di ottobre. Insomma, capiamo bene che è una situazione di caos totale, e questo fatto che Frattini oggi, presidente del Collegio di Garanzia, abbia fatto intendere che il campionato di B era sospeso, lo ha fatto intendere in una intervista, poi ha dovuto fare dietro fronte, poi la Lega di Serie B è uscita allo scoperto facendo questi chiarimenti, la dice lunga su come sia un caos totale. Assolutamente. Un caos di cui, Francesco, non ti chiedo, perché so che insomma sono cose che non appassionano molto. Intanto c'è il raddoppio del Pordenone contro il Fano, 2-0. Il Fano di Epifani. Non ti chiedo del caos, perché so che non ti appassiona, così come non appassiona tanta gente. Però da solo fastidio. Da solo fastidio. Allora, io direi di entrare nel merito del campionato, perché è iniziato ieri. Del campionato di Serie C, leggevo su un social, su un sito ogni tanto. Un social o un sito? No, uno di questi, vedi tu, insomma. Ci stanno già 4 deferimenti per inadempienze amministrative di società di Serie C. È cominciato adesso il campionato. Deferimento da parte della la Covisoc, ha detto che ci sono delle inadempienze amministrative. Quindi cominciamo il campionato di Serie C 48 ore dopo l'inizio. La Covisoc ci dice, dopo un'estate intera, che ci sono già società inadempienti. Ma vedi un po'. È chiaro che c'è stato più di un cortocircuito. Non ricordo le altre 3. E quest'estate, perché si arrivasse ad un campionato praticamente a metà settembre, con un campionato di Serie B che è ancora in attesa di un campionato di Serie C che nel frattempo sospende, rinvia alcune partite, perché è chiaro che c'è stato qualche cortocircuito inevitabilmente. Sì, che poi credo che sia abbastanza semplice, perché la cosa da andare ad appurare, ed è abbastanza chiara leggendo i regolamenti delle NOIF, è se il commissario Fabbricini potesse avallare la decisione della Serie B di ridurre il format da 22 a 19 squadre. A rigor di logica, io non ho letto le NOIF, chi le ha lette dice che non avrebbe potuto farlo. A rigor di logica, un commissario non può avere i poteri effettivamente per andare a intervenire in maniera così, tra virgolette, pesante su un regolamento. Ci sono stati vari ricorsi, la corsa effettivamente più che altro è su 4 squadre, perché il Siena, da quel che abbiamo letto, è abbastanza sicuro, nel caso dovesse per l'appunto essere varato il format a 22 del ripescaggio. Le possibilità sono 2, o Siena Novara e Catania, o Siena Provercelli e Ternana. Per salire in Serie B. Aspettiamo fiduciosi una decisione finalmente, perché insomma dovrebbe essere anche il tempo di prenderla, siamo anzi anche oltremodo in ritardo, diciamo di sì. E poi speriamo di poter appurare anche quante promozioni ci saranno in Serie C, sì, perché ricordiamo che non è ancora chiaro, perché il presidente Gravina ha chiesto al commissario Fabbricini se effettivamente è possibile approvare le 7 promozioni in Serie C per poi avere di nuovo l'anno prossimo 22 squadre in Serie B. Insomma, si è un po' ancora in attesa, i campionati sono iniziati, è una situazione un po' per me ridicola, ecco, però vediamo. Anche perché non si poteva aspettare Natale per chiarire tutto, qualcuno doveva pur partire. No. Se sono delle persone serie, potrei aggiungere che mi viene qualche dubbio, ma comunque se sono delle persone serie e se c'è un limite alla decenza, come diceva Ania, al ridicolo, da qui a febbraio, come ha detto un paio di volte il commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio, entro febbraio ci sarà il nuovo regolamento per i format dei vari campionati, per la riforma di tutte le norme, e chi più ne ha più ne metta. Vedremo
se saranno capaci una volta tanto. Adesso hanno quasi 10 mesi per mettere ordine a tutto questo caos che quest'anno è esploso totalmente, ma che anche negli anni passati, diciamo, ci aveva dato segnali una lotta di disordine. Cioè, alla fine, sì, se siamo arrivati a questo, perché c'è una lotta politica, la politica nel pallone o la politica del pallone, ed è tutto lì. Sì, è la lunga volata che ci porterà alle elezioni federali. C'è molto altro da questioni di equilibrio. Non è che il problema sia in seno ai regolamenti e quant'altro, ci sono due schieramenti che si stanno contrapponendo, e chi ne paga le conseguenze poi ovviamente è chi vuole usufruire dello spettacolo del calcio, e invece non è possibile questo. Adesso chiusa questa parentesi doverosa, noi ieri, Francesco, abbiamo visto la partita proprio qui nei nostri studi, l'abbiamo vista insieme sul Tirol Teramo, tra un po' andranno a scorrimento anche queste immagini, si riferiscono proprio alla partita di ieri. Che te ne è sembrata di questa prima? Un giudizio generale, vabbè, poi entriamo magari nel particolare, però un giudizio così. Un giudizio generale, sembra una squadra in grado di disputare un campionato tranquillo. Poi tra il campionato tranquillo e il buon campionato il passo non è che sia tanto lungo, bisognerà vedere anche cosa saranno capaci di fare le altre, quindi è tutto prematuro dopo una sola giornata. Segnali incoraggianti ce ne sono, c'erano già stati in sede di costruzione dell'organico. Forse ci sono un po' troppi giocatori, perché fino a quando ce ne stanno 22 va bene, ma bisogna vedere poi quei 22 come sono stati assemblati. Ossia, se i giovani sono giovani tuoi o sono giovani che vengono da altre società, ma qui il discorso ci porterebbe lontano e servirebbe a nulla, perché tanto ormai il mercato è fatto e chiuso. In tanti dicono che alcuni giocatori, soprattutto dei più giovani, sono decisamente bravi, promettono bene per le fortune del Teramo. E però bisogna andare con calma nei giudizi positivi o negativi. Se poi ci vogliamo addentrare, uno dei... eccolo lì, quindi... Ovviamente ci andiamo sul gol subito. No, io volevo più una... cioè, la sensazione che tu avevi avuto come gara d'esordio. Poi, chiaramente, sull'errore ci torniamo. Come gara di esordio, il primo tempo mi sembra che la squadra ha tenuto bene il campo, ha creato anche qualche occasione. C'è stato un grande intervento del portiere della Sud Tirol, sì, sul tiro di Piccioni. Mancava Di Renzo, che è un attaccante che nella sua carriera, anche se nella categoria inferiore in Serie D, però ha fatto sempre bene. Anche qui nelle prime partite tra Coppa Italia e amichevole ha dato segnali incoraggianti. Quindi c'è solo da sperare per il meglio. Però intanto sei partito con una sconfitta. La sconfitta è sempre di poche persone, le vittorie sono di tutte. E quindi... se vogliamo è anche riduttivo dare tutte le colpe a Vitale, però da un giocatore di 32 anni in altri tempi, quando ancora ero capace di vomitare tra virgolette veleno, avrei detto: ma perché non te ne torni a Spoltore, per favore, no? Perché uno che fa una fesseria del genere, allora quella che hai appena usato è una figura retorica che si chiama preterizione, cioè dire di non voler dire una cosa e poi la dici. Come quando dico io vorrei solo sapere, ecco, ma sì, perché è così, perché un giocatore di 32 anni che ha l'opportunità, che ha alle spalle centinaia e centinaia di partite di Serie B e C, anche se viene dall'infortunio, anche se negli ultimi 2 anni ha giocato in categorie inferiori, sono 2 mesi che sta qui, accolto favorevolmente, si però è allenato con ci grande può stare. Serietà. Ma ci sono errori ed errori. Perché c'è l'errore per la presunzione, c'è l'errore per la sicurezza, c'è l'errore per distrazione, c'è l'errore
che ti ci porta magari l'avversario, quello è un errore, così come secondo me è anche un errore quello di Zichella, che stava giocando Mastriglio. Non capisco gli allenatori che si tolgono la scarpa destra e se ne mettono una uguale o quasi sempre sulla destra, ossia stava giocando Mastrilli, la partita era lì tranquilla, ordinata. Che significato ha togliere Mastrilli e mettere Vitale? Poi la morte vuole la scusa, chi lo fa? Chi la fa la fesseria? Vitale. Allora, vi invito, perché io oggi poi, visto che Francesco ha introdotto il gol subito, che poi di fatto è l'episodio più eclatante della partita del Druso, io poi oggi l'ho rivisto più e più volte quell'episodio, l'ho anche isolato, peraltro la particolarità lo vediamo perché nasce esattamente dopo l'ingresso in campo di De Grazia per Ranieri. Guardate qua, allora entra De Grazia, esce Ranieri. Ora vi invito a prestare attenzione a questa cosa, cioè la rimessa laterale, Proietti la dà indietro, fermiamoci qua Maurizio, un po' prima, il movimento del corpo di Vitale è quasi come se volesse avere qualcuno per scaricare sulla sua sinistra che non trova, perché lui, il terzino sinistro, avrebbe avuto bisogno dello scarico o di una mezzala oppure di un attaccante che non c'è in quel momento. Ecco perché, guardate il movimento del corpo. Guardate, lui si gira. L'avversario di Vitale, quanto tempo ci mette? Apre, guarda. E poi si rende conto che non c'è nessuno e perde questo attimo. No, io me la passo dietro, la devo dare a Caidi. E Caidi molto poi. Interessante, che avrei voluto fare io. Devo dire la verità, io non sapevo che vi hai preparato questa cosa, ma volevo proprio puntualizzare su questa cosa, perché è vero che lui ha avuto quell'incertezza, ma quell'incertezza probabilmente è stata dettata anche dal fatto che non ha avuto uno scarico, come hai detto tu, esatto. È pronto. Poi lì, se si reagisce un po' meglio, magari la scelta migliore può essere darla al portiere, perché comunque la pressione dei due giocatori del Sud Tirol c'è, ma se la dai al portiere comunque la allenti e di morto. Non avendo fatto subito quella scelta, la prima cosa è stata darla ad Altobelli, poteva comunque andare dal portiere. Anche Altobelli però c'ha la sua parte di responsabilità, c'è anche il caso, però voglio dire, in tutto quello spazio, prendere dritto per dritto un giocatore del Sud Tirol, c'è un bel po' di scarogna, c'è anche un po' di responsabilità da che parte può fare sua lì? Che può fare lì? Può a sua volta darla al portiere, oppure può farla sfilare e cercare, è la soluzione più difficile, farla sfilare e servire il compagno a destra. La soluzione più semplice sarebbe stata l'errore, tutto è solo di Vitale. Certo, ognuno ha le proprie opinioni. Io ve l'ho fatto rivedere, che Vitale abbia sbagliato, sì, però stiamo cercando anche di motivare, non è ma che all'ultimo guarda, perché a me ha tratto l'indizio che mi ha fatto propendere per questa cosa è questo momento. Fermiamoci qua, guardate, lui sta con il corpo, non so se Ania è d'accordo con me oppure no, è aperto per scaricare sulla sua sinistra il pallone. Ma può anche rilanciare il pallone a 40 metri lontano o no? Il pallone non si punta più. E allora punto. Ma non voglio avere ragione per forza. Possiamo parlare due giorni. Ma non intervengo però, più, perché io la penso così. Sta nelle condizioni di calciare e rinviare la palla. Certo. Non che te la tiene e l'avversario si avvicina. Però è come se, correggimi se sbaglio, a livello di abitudine di gioco, il terzino sinistro si apre e trova lo scarico sulla sua sinistra. Mi ha dato l'impressione di essere sorpreso dal fatto che alza lo sguardo e non trova nessuno. Non lo so, prova ad interpretare chiaramente. Non si vede dove possa essere De Grazia in quel momento, e quindi magari gli manca l'appoggio, però evidentemente non c'è nessuno da poter servire. È sicuramente un gol conseguenza di diversi errori. Di Vitale, vabbè, è abbastanza evidente, e sicuramente il 70-80% è per mano sua, purtroppo, il gol. Però è chiaro che a corollario ci sono anche altri errori. L'osservazione tua, secondo me, è giusta. Altobelli, purtroppo per lui, compartecipa in questa serie di errori che poi hanno portato al gol. È chiaro che non te lo aspetti da un ragazzo d'esperienza, magari te lo potevi aspettare
arrivare più da un Mastrilli. Sì. Quindi fa un po' più rumore l'errore di Vitale. Buttargli la croce addosso dopo la prima giornata non è, diciamo, una cosa che mi aggrada, perché diciamo che non mi piace proprio farlo con nessuno, soprattutto poi dopo 90 minuti. Però è chiaro che ci sono delle cose, delle ingenuità che purtroppo paghi caro se le commetti, più che altro, più dell'errore in sé per sé di Vitale, almeno da quel poco che si è visto, perché comunque non mi ricordo il minuto quando è entrato, ma non... Vitale mi pare che sia intorno al decimo del secondo tempo. Sì. Più che altro vorrei rivederlo per capire se è pronto per la Serie C, se ha ancora i ritmi, se ha ancora il piede. L'abbiamo visto, piede fuori discussione. Il piede l'abbiamo visto spesso nel precampionato, assolutamente sì, però poi il ritmo, i concetti di gioco, certe cose che magari in categorie inferiori e soprattutto dopo un brutto infortunio magari puoi perdere, è da vedere insomma quanto il ragazzo effettivamente sia pronto per stare ancora tra i professionisti, però è un quesito che va al di là dell'errore in sé per sé, ribadisco. Agnes, sono d'accordo su tutto. Se l'allenatore lo ha fatto entrare vuol dire che sapeva che quantomeno era in condizioni di reggere per 30 minuti, sapendo poi come stava andando la partita, perché non è che lo ha messo all'inizio rischiando e poi ti accorgi che non regge il ritmo della partita. Il ritmo era quello che era, la partita in quel momento era, se vogliamo, bloccata e comunque controllata abbastanza bene, quindi se lo ha fatto entrare deve, dopo due mesi di allenamento, lo vedi tutti i giorni, perché poi quando fanno gli allenatori determinate scelte ti dicono: ma io vedo i giocatori 7 giorni su 7 e in base agli allenamenti. Anche qui si potrebbe discutere all'infinito, io personalmente sono per una squadra bloccata e attorno a almeno 8 undicesimi, perché esistono i titolari e gli alternativi, e quelli che subentrano, quelli che danno una mano. Cosa vuoi dire? Cioè, in questo, ma secondo te ti chiedevano, ha fatto Zighella il cazziatone a Vitale e Altobelli? Ti chiedevano un'opinione? Beh, sì, io penso di sì, il cazziatone. Avrà parlato, ci parlerà, certo. Ci avrà parlato oggi, domani, ripresa degli allenamenti. Secondo me anche nello spogliatoio probabilmente, però sì, ma poi a quel punto di Vitale serve Altobelli secondo me, ossia gli ha dato la palla e appena ha dato la palla, visto che c'erano due, ha provato a rinviare, poi ti dice male, perché sì. Altobelli sul passaggio di Vitale era già in affanno, certo. È Vitale che poteva fare tutto, si poteva far calare pure i pantaloncini e il costume, le mutande, no, perché era pressato. Perché era pressato, lui ha perso il primo tempo di gioco. Quando Vitale c'aveva l'avversario a 78 metri e allora ha perso il primo tempo di gioco all'avversario di avvicinarsi. Ha perso quel primo tempo di gioco, non aveva più il tempo di abbassarsi i pantaloni, doveva poi prendere una decisione. La decisione doveva prendere prima, e certo, e quando ho fatto vedere un fermo in mano, guarda lì, lui adesso porta la palla qui, guarda, esatto. E però qui ormai, perché qui non c'è il combattimento, la butti via, il pallone si può buttare via. Benissimo. Sono 100 anni che la devono finire, con passaggi Francesco, perché poi tra l'altro prendi il gol, quindi mi incazzo perché hai preso il gol per non fare quello che si fa da 1000 anni. No, ma la palla si butta. Altobelli ha fatto quello che hai detto tu, l'ha fatto Altobelli, ha buttato la palla e ha preso gol. Altobelli per forza deve buttare. Ho capito. Dove ma anche Vitale buttando la palla colpisce l'avversario e poi prende il gol. Ma che butti, sta solo. Se la mettiamo sulla io non voglio aver ragione per forza. Scusami. Le immagini me lo dicono. Poi c'è Antonio che è d'accordo con me. Jacopo, chiudo. Sì, no, no, vai. Lì Vitale come prende palla, la butta via, si dice: ma che butti palla, ma giocala. Gli allenatori infatti si arrabbiano quando butti palla. Assolutamente. Allora sì, perché? Allora l'ingresso di Vitale, chiudo, si motiva col fatto che rispetto a Mastrilli ti dà più qualità, soprattutto sulle palle inattive. Mastrilli, poi ricordiamoci la precedente gara ufficiale del Teramo, Arieti. Mastrilli sì. È stato nei primi 15-20 minuti asfaltato dal suo dirimpettaio. Sì. Il caso ha voluto che il Teramo non abbia preso gol. L'attaccante del Sud Tirol è sicuramente più forte dell'attaccante dei Rieti, mezza palla e te la mette in buca d'angolo, perché poi avete visto dove l'ha piazzata Costantino, sì, l'ha messa nell'angolo.
probabilmente se fosse capitata un attaccante del Teramo come l'attaccante del Rieti quella volta, non fai gol. Qui c'è anche un grande attaccante che la mette dentro. Stiamo giudicando questa partita, questo episodio, certo, perché magari certo, adesso Vitale con il passare delle certo, settimane migliorerà ancora di più la condizione, sì, e certo, disputerà un grande campionato. Ma dico, anche... è un giocatore che ha qualità, siccome è un giocatore di esperienza, perché non è che ha giocato, sì, ma quelli sono attimi, caro Francesco. Come un attimo è stato il rinvio di Altobelli, ma come, guarda là, sta solo. Ecco, qui una volta che non passa palla è già sotto pressione, si è scartato da solo, che in italiano nemmeno rende le idee, si è scartato da solo. Allora no, però e si è incartato, ti posso, ma per favore, dai, lascia perdere. Allora spesso effettivamente Siani e Andrea hanno ragione, nel senso, come la vedo io, ci sono errori, ci sono errori che si possono spiegare e perdonare, errori dove non ci sono, per come la vedo io, attenzione, non sto dicendo che tutti la devono pensare così, errori dove ci sono, dove non ci sono spiegazioni, dove non si può perdonare. Hai perfettamente ragione, non discuto su questo, volevo solo sottolinearti che spesso nella fase di uscita lì parliamo di una palla che torna indietro e poi l'azione si ricostruisce, non a Teramo, in tutte le categorie del mondo la fase di costruzione, bravo, in tutte le palla per il terzino sinistro che in quella posizione stretta e possibilmente quando si fa il cosiddetto giro palla per il problema devi fare un danninello più veloce, no? Con un pochettino più di rapidità devi vedere se c'è già il compagno il momento che prendi palla, se c'è il centrocampista, e se non c'è potresti non avere la prontezza di rinviare, pure la di villaggiare. Io sono d'accordo, qui c'è un errore gravissimo, posso aggiungere, non me ne frega niente se non c'era Spighi, non c'era De Grazia, se non c'era la Madonna, chi ci stava ci sta, è un errore, punto e basta. Io penso la partita per questo errore, ok, questo è fuori di discussione, questo è fuori di discussione. Andrea, vai, dai, dicevo. Ora non vorrei mettere eccessivamente benzina sul fuoco, ma questa è un'osservazione che vale sempre. In attesa di capire quelle che sono le reali condizioni di Speranza, se non c'è Speranza al centro della difesa, il Teramo non ha giocatori che sappiano trattare in un certo modo il pallone. Ora Speranza non è che sia un centrocampista, no, però tra i difensori anche negli anni ha dimostrato di saper trattare molto bene il pallone, certo. È stato anche più volte elogiato non solo per la sua efficacia ma anche per la sua eleganza nei disimpegni. Probabilmente anche quel pallone dato all'indietro piuttosto che a Altobelli a un giocatore livello di Speranza probabilmente sarebbe stata gestita con un po' più di padronanza. E infatti vedi, te lo scrivono. Altobelli si è quasi spaventato, cioè lui la prima cosa che ha fatto è la cosa più banale, cioè buttare via il pallone. Certo. Il giocatore è un pochettino più esperto, la fa sfilare, certo, se la fa anche passare dietro, va sull'esterno a prendersi magari anche il fallo, a prendersi il caffè e accendersi una sigaretta. Come detto tu prima, il problema è che la morte vuole la scusa, sono d'accordissimo. Cioè, Altobelli non se l'aspettava perché era ancora in possesso di palla Vitale e c'erano tra l'altro i due attaccanti, quello che ha preso il rimpallo e Costantino che ha segnato, che stavano già andando verso Altobelli. Appena gli ha dato, poi lì ti ha detto pure male, perché certo, la palla è andata addosso a Altobelli. Lì ti ha detto male, di là ti ha detto male perché ha fatto una fesseria enorme Vitale. Poi rivediamo anche l'azione di Fratangelo, l'uscita di Offredi. Ah sì, dopo il gol. Quello è un altro errore. Dopo il gol. Quello è un altro errore. Sì. Io non so se Maurizio riesce a ritrovarlo, perché il portiere esce male, lì Fratangelo ha provato a ingaggiare una lotta di fisico per lui e c'era Bacio Terracino che avrebbe calciato in porta, praticamente a porta vuota. Questo momento tu dici. Ecco, in questo momento tu scarichi dietro per Bacio Terracino e Bacio Terracino da lì non deve tirare di potenza, la deve solo piazzare, la porta è sguarnita. Certo. Invece ha cercato di proteggere il pallone, lui che è piccolino, contro il portiere e gli altri difensori. Ecco qui, in questo momento Fratangelo si gira e ha
un chiaro momento qui, ecco qui, in questo poco più avanti arriva sulla palla e poco più avanti vedete, ecco questo momento qua lui potrebbe darla indietro e c'è anche Baggio Terracino che gliela chiama, che si ferma per darsi lo spazio, per darsi lo spazio per tirare, dammi la palla, invece chiaramente lui si fa attaccare dal difensore, il portiere ripiega e soprattutto la palla non arriva a Baggio Terracino. Questo è anche lo spunto per dire che nel tempo dovremo capire se effettivamente Fratangelo ha le prerogative per poter giocare centravanti in questa squadra o se sarà il caso di virare su un attaccante un po' più corpulento. Non so se può essere Barbuti, Di Renzo che era squalificato. Perché ce ne sono quattro. Esatto. Non manca l'abbondanza. Abbiamo visto anche un po'. Devo andare in pubblicità. Abbiamo visto anche un po' di sfiga. Però, Ania, tu sei reduce oggi da primo tentativo di porre rimedio, magari andando verso la santità. Esatto. Oggi c'è stato l'incontro con il vescovo Leuzzi, caro. Era già programmato. No, però dico il primo tentativo di porci rimedio è un po' di sfiga. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Debutto. Seconda parte di Proteramo, rientriamo con le partite di Serie C che sono ancora all'intervallo. Quindi 0-0, no, le partite di Serie C, no, sono all'intervallo, Tristia Vispesa 0-0, Pordenone fanno 2-0, il Napoli siamo al 34esimo con la Stella Rossa, è ancora sullo 0-0 la formazione di Carletto Ancelotti. Dicevamo Aia, oggi pomeriggio c'è stato l'incontro con il Vescovo Leuzzi, della diocesi di Teramo Atri, eccole qua le immagini, tra un po' sentiremo anche Campitelli che parla, torna per un attimo anche sulla partita di ieri ovviamente e sull'errore di Vitale di cui abbiamo tanto parlato, ma insomma è chiaro che rimane negli occhi. Secondo voi l'errore di Vitale vale tanto quanto l'errore di Piccioni? Poi vi dico la mia, ma prima vi faccio rispondere a voi. Non sarebbe errore di Piccioni? Il gol fallito davanti probabilmente. Al portiere, a tu per tu con il portiere si è allungato il pallone. Esatto. Ah, sì. No, non è la stessa cosa. Mai più Fratangelo, punta centrale troppo piccolo, ci scrivono. È stata un'occasione particolare, però hai sentito anche Campitelli. Come lo hai visto al 24 ore dalla sconfitta, poco meno, dalla sconfitta con il Sud Tirol? Oggi era forse un po' pensieroso il patron, perché non è stato molto splendente come suo solito. A parte una battuta che ha suscitato l'ilarità di tutti quando ha invitato ufficialmente il Vescovo alla partita di domenica prossima contro la San Benedettese e ha riferito per l'appunto al Vescovo che sarebbe stato disponibile ad andarlo a prendere nel caso ce ne fosse stato. Esatto, cioè lo va proprio a, sì. Lo porta proprio con la macchina allo stadio. Ha detto la veniamo a prendere se c'è bisogno. Ok. E a parte questo è un po' pensieroso, però poi nella battuta finale mi è sembrato già abbastanza carico per quella che sarà insomma una gara importante domenica, non solo per la rivalità storica tra le due tifoserie, ma anche perché sono due squadre reduci da due sconfitte all'esordio ed è forse un po' troppo parlare di già gara crocevia, però è una gara importante sicuramente sia per l'una che dell'altra, sia per l'una che per l'altra. Assolutamente, Donato è d'accordo, lo saluto Donato e saluto tutti quelli che ci stanno scrivendo, è d'accordo con la tua disamina. Vitale terzino lento con passato non brillante come richiederebbe il ruolo, ciao Severino. Vediamo anche chi ci sta scrivendo su Facebook, vi ringraziamo, siete tanti, oltre agli sms, grazie Giuseppe, Francesco, Umberto, insomma siete tanti e noi vi ringraziamo ovviamente per il fatto di seguirci anche sui social. Abbiamo detto di Campitelli che ha parlato oggi a margine. Sì. Della domenica vinciamo, dice Checco. Non c'è scritto. C'è scritto nella... domenica vinciamo. Magari. Sentiamo Campitelli sulla partita di ieri e non solo. Presidente, la prima volta con il Vescovo Leuzzi, però un appuntamento annuale che si rinnova per l'appunto anche quest'anno. Innanzitutto ci fa piacere conoscere il nuovo Vescovo.
e poi mi dicono che sia anche uno sportivo, e questo ci fa immensamente piacere, che capisce ancora di più le problematiche che ci sono nel calcio e nei ragazzi giovani e meno giovani. È una visita che arriva dopo una sconfitta con il Teramo, che ha giocato un buon primo tempo, nel secondo tempo forse ha subito psicologicamente il gol. Cosa possiamo dire di Bolzano? Di Bolzano dobbiamo dire che dobbiamo diventare ancora più squadra, perché si è visto un buon Teramo per come ha giocato, per come si è impegnato, ma però un piccolo Teramo per come ha preso il gol. Quindi dobbiamo crescere, faremo di tutto noi in primis per far crescere questo gruppo, e devono pensare che siamo una grande squadra e avere una mentalità vincente, come stiamo già da parecchi mesi parlando e cercando di arrivare a questo. Domenica sarà una gara già importante sia per il Teramo che per la Samp, che sono state entrambe sconfitte all'esordio. Ma noi pensiamo al Teramo, speriamo di vincere, perché insieme al nostro pubblico faremo di tutto per poter far sì che la partita sia dalla nostra parte. Noi ci impegneremo al massimo, daremo veramente più del dovuto, la squadra è tosta, è presente, e poi il campo dirà ancora una volta come andrà a finire la partita. Sarà una partita, Andrea, quantomeno delicata per entrambe, perché insomma i primi 90 minuti non sono stati buoni né per gli uni il Teramo né per gli altri la San Benedettese. Allora, chiaramente la sconfitta della San Benedettese pesa molto di più, perché in casa, perché contro, sì, il Renate. Sicuramente. In Serie B non ancora sappiamo realmente qual è il format, e già sono saltate praticamente due panchine con tre partite. Tu usi la parola delicata, questa gara, anche perché conosci bene l'esuberanza di entrambi i presidenti. Esatto, di entrambi, perché, ma soprattutto Fedeli, che ha già messo in croce la San Benedettese. Sì, però voglio dire, quando poi lo si fa così tanto spesso si perde anche poi l'effetto, quando sì. Si rischia anche di essere sin troppo ripetitivi nei concetti. Comunque è una partita, sicuramente sarà una partita molto sentita, lo è storicamente. Lo scorso anno il Teramo è andata decisamente male. Io penso che la prima in casa in campionato, comunque ci sarà pubblico, perché un po' per il derby, un po' perché è la prima di campionato al Bonolis, ci sarà una cornice dunque importante, e ci sarà modo di avere quegli stimoli che ti faranno rendere al massimo. Poi se questa adrenalina sarà ulteriormente corroborata da una prestazione di natura tecnica importante, io penso che il Teramo possa fare l'impresa, tenendo presente che sulla carta si affronta una squadra che è di lignaggio tecnico superiore. Però in un derby c'è modo comunque di compensare questo gap. L'importante è che ci sia una certa, come ho detto prima, garra nell'interpretare la partita, che non ci siano eccessivi tatticismi. Magari all'inizio ci può stare, ma poi no. C'è bisogno di vedere subito una squadra da battaglia, un po' perché è un derby, un po' perché l'obiettivo deve essere quello della salvezza, quindi va interpretata la gara in un certo modo. Agna tornerà certamente di Renzo, l'hai detto prima, era squalificato e torna dopo il turno di squalifica. So già dove vuoi arrivare. E allora tornerà Speranza. Esatto. Come se non ti conoscessi. Vabbè, perché effettivamente adesso bisogna essere anche un po', perché poi questo lavoro ti porta a fare anche delle considerazioni. Sabato pomeriggio, conferenza stampa pre Sud Tirol Teramo, Speranza non c'è perché non è al meglio. Nessuno mai avrebbe osato contraddire una ricostruzione del genere da parte dell'allenatore, che lo vede tutti i giorni, se non fosse che poi ad un certo punto Zighella comincia a dire: no, perché io li riprendo tutti da 34 anni in giù, se uno non si allena 10 giorni per me non viene. Sembrava proprio l'identikit di Speranza. Andiamo a vedere, Speranza è un convocato. Cioè, è chiaro che poi è stato lui a disseminare la conferenza stampa di indizi. Peraltro eccolo qua che ci viene in soccorso. Faccio una domanda, scusa, prima che... Prego. Ma nei 10 giorni precedenti Speranza si è allenato? Sì, dal mercoledì, giovedì prima della partita, non mi ricordo se è mercoledì o giovedì, è tornato in gruppo. Però evidentemente non era abbastanza per l'allenatore. Ok, quindi tornerà Speranza?
Beh, sì. Io credo di sì, perché credo che il programma di recupero da un indefinito problema che aveva avuto appunto nelle scorse settimane, penso che sia ormai in fase avanzata per consentire al capitano di tornare in campo. È stata fatta una scelta per Bolzano, condivisibile o meno. Se posso dire la mia, non la condivido, ma non per lo stato di forma del ragazzo, perché ovviamente di quello lo sa, ne sa molto di più di me l'allenatore, ma per quello che rappresenta Speranza. Perché è il capitano, perché secondo me un capitano va sempre portato, a meno che proprio non è in stato. Non gli manchi proprio un arto. Non gli mancano le gambe, insomma è chiaro che non debba essere portato. E non condivido il fatto di dire per me sono tutti uguali in un gruppo, però questo pensiero personale, perché credo che anche nella vita si impari che non tutti siamo uguali e non tutti possono essere trattati allo stesso modo. Quindi credo che se posso finire, credo che almeno per quel che mi riguarda, la valutazione è strettamente personale, il capitano andava portato per una questione di equilibri del gruppo. Poi magari poteva andare giustamente in panchina se non era per l'appunto pronto dal punto di vista fisico, come ha ritenuto giustamente l'allenatore che lo vede tutti i giorni. Io personalmente ripongo fiducia mi dichiaro subito, in Zichella. Però, poi mi dicono che se uno ci mette il però, qualunque cosa dici dopo, cancella quello. Ma qualunque cosa hai detto prima non ha più importanza. Tutto quello di buono viene cancellato. E però io determinate frasi negli allenatori, si chiamino Zichella, si chiamino Angelotti che adoro, si chiamino Allegri, si chiamino Sacchi, non le ho mai accettate, non le accetterò. A quale frase ti riferisci? La frase per me sono tutte le frasi scontate, le frasi comuni, le frasi che a mio modo di vedere non servono a nulla, perché non è che tu crei il gruppo o porti il gruppo a rispettarti, oppure tu dai rispetto al gruppo con che c'è bisogno di dire per me i giocatori sono tutti uguali. È ovvio che sono tutti uguali, poi però ci sta quello bravo e quello meno bravo, ci sta il capitano e ci sta l'ultimo arrivato, ci sta quello che è 8 anni che sta in un posto e quello che non c'è, ci sta quello che viene da 3 anni che ha fatto 60 gol e ci sta quello che nei 3 anni precedenti ha fatto 6 presenze. Quindi è vero, tutto è il contrario di tutto. Però ripeto, io le frasi scontate, no? A me sono tutti uguali, ma non perché l'ha detto Zichella, perché ripeto, ho nominato Zichella e l'ho accostato ad allenatori che la storia e stanno facendo la storia del calcio. Non serve, tu prendi una decisione e basta, sta a posto. Oppure se no devi andare a ripetizione per quello che devi dire, oppure se no ti devi concentrare talmente tanto che se devi dire 10 parole magari ne dici 9, la decima non la dici, così poi non arriva l'undicesima, la dodicesima che ti incarti. E ripeto, si chiami Zichella, si chiami in qualunque altro modo. Sì. Abbiamo criticato i terzini l'anno scorso? Non mi ricordo, non mi pare, nel senso a chi ti... No, beh, c'erano i vari Pietrantonio, Diallo, eccetera, che... A sinistra, abbiamo detto. Scusa, faccio mente locale perché l'età avanza, ma non c'è rincoglionimento fino a quel punto. Eravamo a 10 terzini sinistri, ne adatta uno a sinistra che non è un terzino sinistro. Sì. Era una critica in quel caso ad Asta, a chi è venuto dopo di lui. Era la diretta conseguenza delle scelte degli allenatori. L'anno scorso siamo retrocessi, ma non scherziamo. Insomma, qualunque cosa abbiamo detto e qualunque cosa è stata fatta, per l'amore della Madonna, l'anno scorso, se non era il Santo e Santo Arcangelo, il Vicenza, quello che non paga a destra, quello che non paga a sinistra, gli sforzi di Campitelli, per non ci limitiamo a pagare, che poi quando devo dire mettere un carico a Campitelli io non mi fermo, ma va sempre ricordato anche, e quindi gli sforzi economici di Campitelli, noi l'anno scorso abbiamo fatto ultimo, non facciamo manco i playout, se facciamo i playout prendiamo 33 gol per come stava dal Vicenza, quindi stiamo ancora in Serie C, facciamo le capriole, qualunque cosa è stata detta, manca me li ricordi terzini dall'anno scorso, di Alba, si sa, Vidambo, dove stanno i giocatori che stavano, sono andati via da Termo che l'anno scorso, due anni fa, 3 anni fa, prego? Diallo a Staffano. Dai, Pifano. Diallo,
fare, va bene. E appunto, vedi un po' che grande carriera che ha fatto. Scherziamo, su. Andrea, riprendo un messaggio precedente. Qui ci chiedevano, perché poi ho dimenticato di chiedervelo, è più letale, esiziale, determinante l'errore di Vitale oppure l'errore, in realtà io non li definirei errori, ma sono due occasioni che ha avuto Piccioni. L'errore dell'attaccante o è un errore tipo quello di Sansovini contro il Parma che ti resta impresso per qualche motivo, tipo era davanti alla porta. No, ma quello poteva essere il gol salvezza senza passare per il playout contro il Parma, una grande squadra di quel campionato. Però di errori davanti alla porta gli attaccanti ne fanno tanti. L'errore di Vitale è paragonabile all'errore che fa un portiere. Sì. L'errore che fa un portiere è gol. E quindi viene maggiormente enfatizzato. Abbiamo visto il portiere di Castelfidardo domenica. Sì. L'errore che fa invece un attaccante viene interpretato come un errore un po' più fisiologico, perché altrimenti si farebbero la partita finiva 0-0, se però resta l'errore di Vitale. Sì, Francesco, però resta la perplessità sul ruolo del centravanti del Teramo. Noi ci aspettavamo, quando era arrivato, che Di Renzo fosse un centravanti, invece Zichella, che lo conosce bene, intende valorizzarlo in una posizione che è quella di esterno, almeno questa è stata l'indicazione principale che ci è stata data. Io, avendo visto giocare Fratangeli in questi 2-3 anni, quindi la valutazione tecnica di Zichella io la rispetto, perché lui vive, allena tutto quello che volete, quindi io la rispetto. Conoscendo però, avendolo visto giocare diverse volte, le caratteristiche di Fratangelo a mio avviso non può giocare centravanti, e quindi lì ci vuole più struttura fisica. Fratangelo, sapete bene, anche di Palladini l'anno scorso, di metterlo, di impiegarlo come centravanti. Fu un'idea che riuscì un po' a Ravenna, perché Ravenna sbagliò la formazione, ricordiamo bene, ma poi non ci furono altre. Comunque Fratangelo lo conosciamo bene, lui rende al meglio quando entra a partita in corso e ed è libero di svariare, perché è questo modo di giocare che io definisco naif. Se lo si vincola lì a fare il centravanti, spesse volte a venire incontro, spalle alla porta, lo si limita troppo e non sono le sue caratteristiche. Quindi io penso che in quella posizione possa giocare un Di Renzo o un Barbuti, con un giocatore un po' più strutturato. E sempre nell'ambito della situazione attacco, perché il Teramo in questi anni, dopo i fasti di La Padula e Donnarumma, ha sempre faticato a trovare un bomber di riferimento. Lo scorso anno il giocatore che ha segnato di più è Bacio Terracino, che è sicuramente un giocatore forte e il suo talento è indiscutibile, però da Bacio Terracino, e questo faccio riferimento anche alle sue prestazioni dello scorso anno quando è stato il miglior realizzatore del Teramo, è lecito attendersi di più. Lui non è un leader carismatico, non è un leader vocale, deve essere un leader tecnico, deve giocare più palloni, deve cercare il dribbling di più, deve cercare di più la giocata, deve osare di più, perché Bacio Terracino la maggior parte delle volte lo si nota quando tira e segna. Sì. E lì è evidente che insomma il giocatore guadagna la copertina e viene. Però lo scorso anno ha segnato diversi gol anche sul calcio di rigore. Lui deve essere, per la bravura che ha, deve essere più costante e deve essere più decisivo, non solo quando segna, ma anche quando crea gioco e mette in condizioni la squadra di segnare. Quindi, secondo me, c'è bisogno che Bacio Terracino faccia un salto di qualità ulteriore, e parliamo del giocatore più talentuoso in quell'attacco, e bisogna risolvere la questione centravanti. A questo punto, e vi faccio una considerazione riprendendo proprio quello che dice Andrea, che io condivido al 100%. A questo punto, se serve un giocatore da schierare libero da determinati vincoli come Fratangelo, se c'è bisogno che uno come Bacio Terracino possa avere la possibilità di andare sull'esterno, ma non per forza anche rientrare e tirare in porta, a questo punto, ma non è meglio un 4-2-3-1? Ma sì, però insomma si è iniziato con 4-3-3, 4-2-3-1 non è mai stato accantonato del tutto come ipotesi dal tecnico, parlandoci a microfoni spenti. È una possibilità a seconda della posizione del mediano regista, insomma. Però credo che insomma l'attacco debba
vorrei vederlo con Di Renzo, perché è un giocatore che a me almeno personalmente è piaciuto molto nel precampionato. Poi si dice nel precampionato è tutto diverso, certo, le amichevoli, Coppa Italia e quant'altro, altre banalità del genere, però è sicuramente un giocatore dotato di una buona di un buon bagaglio tecnico. Spesso e volentieri ha fatto da regista offensivo, dando anche maggiore capacità di manovrare e di allargare il gioco. Sono curiosa di vederlo in una partita ufficiale di campionato, perché ha scontato la sua giornata di squalifica e quindi domenica ci sarà. Non so se verrà impiegato come centravanti o come esterno, questo poi ovviamente lo deciderà l'allenatore. Lui ai nostri microfoni ha ammesso di preferire la posizione di centravanti, salvo però poi ovviamente attenersi a quello che saranno, a quelle che saranno le decisioni di un tecnico che, ricordiamo, lo conosce molto bene. Certo. Di Renzo ha iniziato esterno, l'anno scorso ha segnato 20 gol da centravanti, è la sua grande occasione, come è la grande occasione anche dell'allenatore del Teramo. Per questo quindi in parte lo capisco quando si arrabbia così tanto Francesco per degli errori banali, perché sa di avere in mano una grossa occasione con la panchina del Teramo. Però è chiaro che dall'altra parte ci mancherebbe. È chiaro che dall'altra parte, però, soprattutto all'inizio ci voglia, secondo me, calma, pazienza, e poi vedere se i risultati piano piano arrivano. Credo che nelle prime 5-6 partite, come sempre diciamo, si possa capire effettivamente che Teramo sia tra le mani. Speriamo che questa di Zichella, che giustamente se conosce Di Renzo, e anche se Di Renzo l'anno scorso in Serie D ha giocato da centravanti, lui lo vede come punta esterna, che poi dipende anche dai movimenti che la squadra fa in fase di attacco, e quindi sì, anche un centravanti che gioca da punta esterna, se ha determinate caratteristiche, può rendere molto. Speriamo che quello di Zichella sia una scelta indovinata e non le scelte che tante volte fanno gli allenatori a tutti i livelli. Mi viene da pensare al grande Ancelotti, che gli vorrei chiedere: ma se per 12 anni Hamsik ha giocato in quel ruolo, tu mo perché me lo devi mettere dopo 12 anni a fare il regista di centrocampo? Anche quello che ha inventato Pirlo davanti alla difesa, quindi voglio dire, infatti, ci sono degli allenatori a cui tu dai un bonus. Ti sto facendo un paragone, e nessuno adesso dice niente, perché Ancelotti, se la mossa di Hamsik dopo 12 anni, una vita, 12 anni è una vita calcisticamente, ma anche una vita su tanto, anche nella vita di tutti i giorni, dopo 12 anni che giochi in quel ruolo, tu me lo inventi in un ruolo completamente diverso. L'allenatore che ha cambiato il modo di intendere il calcio a livello non solo italiano ma mondiale, Arrigo Sacchi, non ci dimentichiamo che decise che Berti, mezzala destra, poteva fare l'esterno d'attacco a sinistra, e sto parlando di sua santità Arrigo Sacchi, ci mancherebbe altro, Allora, e non lo dico io che ha cambiato il mondo, che ha fatto il servizio sulla partita del Teramo, non ne capisce niente di calcio, ha detto che Bacio Terracino ha deluso, e mentre tutti i giornali hanno dato 6,5 a Bacio Terracino, cambia sport, datti all'Ippica, si riferisce a me che ho fatto il servizio. Io confermo che Bacio Terracino ha giocato una partita insufficiente, caro amico mio, perché se tutti scrivono che ha giocato una partita 6,5 e tutti mi dicono di tuffarti da una rupe, io non mi tuffo da una rupe. Bacio Terracino ha giocato una gara insufficiente, come tutto l'attacco del Teramo. Se vuoi te lo metto anche per iscritto, poi sei liberissimo di leggere, vedere quello che vuoi. È stata una partita insufficiente, anche perché di cui ha puntato due volte l'uomo, è andato sul fondo, ha messo mezza palla dentro, ma che dobbiamo dire? 6,5 Un pochino meglio nella ripresa. Ma dai, ma non diciamo eresie, non diciamo cavolate, perché dobbiamo essere per forza, perché siamo della regione. Se da là compare un messaggio che dice che siamo una manica di scemi, ce lo dobbiamo prendere. Ma certamente, però uno spiega, ma senza agitarsi, perché fino a 10
minuti fa stavi entrando dentro al televisore. No, ma mi stavo agitando con Vitale. Vitale e con parlando con voi. Ma mi fai spiegare almeno il perché? Sì, ma io ti aggiungo, per dare valore a quello che dici tu, che ha ragione Andrea quando dice: sei il giocatore di maggior talento, ti aspetti sempre che ti dia quel qualcosa in più, soprattutto in partite equilibrate, che tante volte possono essere l'equilibrio è spostato da un episodio. Vedi ieri, se l'episodio a favore, stiamo parlando di un Teramo Super che cominciava aveva cominciato il campionato con una vittoria. Assolutamente. Aggiungo pure, perché non mi è venuto in mente prima, ma senza voler ovviamente fare polemica con voi, ci mancherebbe altro, però se un giocatore, anche se nei 10 giorni precedenti non si è allenato con regolarità e lo ha fatto solo negli ultimi giorni, e l'allenatore non lo ritiene pronto, io 750 km andare e 750 km a tornare non glieli faccio fare. Okay. Lo lascio a casa sotto questo aspetto. Secondo me Zichella l'ha fatto bene, perché lo lascio a casa a recuperare completamente. Assolutamente. Oh, a proposito di singoli, adesso che siamo in chiusura e poi c'è la trasmissione di Ippica, se vuoi anziché andare al Matteotti puoi sempre andare a Montegiorgio, lì c'è un bel Montegiorgio più prestigiosi, ma c'è un ipposimo Montegiorgio e Corridoia hanno ma quello di Montegiorgio è uno dei migliori in Italia, sì, ma da sempre. Ma vuoi fare il fantino? È una vita. Fisico proprio da fantino, dai. Anche quell'esperienza ho fatto a giocare con i cavalli, sì, come pure l'ase. Oh, a proposito, se puntavi singoli, il cavallo che vinceva sempre, faceva a proposito dei singoli, che sia rimasto e reintegrato Amadio ti fa piacere? Non ho capito. Che sia rimasto ed sia stato reintegrato Amadio ti fa piacere? Sì, sì, se devono, già che lo devono pagare, tanto vale che venga reintegrato. Al procuratore, al Corvonere Amadio vorrei dire, però nessuno in tutta Italia, in tutti questi giorni, ha chiesto di poter avere dalla sua Amadio. Non ci sono state trattative tra il procuratore di Amadio e qualche società, trattative serie per portare Amadio a giocare per il bene suo. Io resto sempre un grande estimatore da un punto di vista calcistico di Amadio, che poi gli ultimi 2 anni non abbia brillato come avevamo visto in precedenza, ma non ci dimentichiamo i campionati super disputati da Amadio con il Teramo, che poi a dimenticare è facile, insomma, criticare è facile, dimenticare è più facile ancora, bisogna essere bravi a non dimenticare. Quindi tutto sommato si allena con la squadra, magari strada facendo può darsi pure che riuscirà utile, anche se insomma lì cominciamo ad avere una bella abbondanza in quel ruolo, insomma, Ranieri, Persia, ci può giocare De Grazia, insomma. Assolutamente. Però bisogna vedere. Comunque pure è giusto, insomma, ecco. Sì, no, è giusto. Perché sul piano professionale, come professionista, al di là della bravura e come serietà di giocatore, Amadio merita tutto il rispetto di questo mondo. Perfetto, va bene. Raccogliamo l'invito anche, raccolgo personalmente l'invito di darmi al calcio dilettantistico dopo l'Ippica, però io lo faccio molto volentieri. E mo a giugno di un grande ci andiamo all'Ippica. Esatto, però giugno per un po' perché di adesso fateci parlare un altro po' di calcio. Di calcio professionistico. Va bene, vediamo il prossimo turno. Montegiorgio Avezzano domenica. Montegiorgio Avezzano? È giusto che parli di calcio professionistico, chi ne sa. Vediamo il prossimo turno di campionato, ce l'abbiamo? Ah sì. Le dai tempo, povero. Sto scherzando. Fano Ternana, a questo punto non si gioca neanche questa. Albenone F, Pordenone, Feralpi, Fermana, Giana Imolese, Ravenna Sud Tirol, Renate Vicenza, Rimini Trestina, Teramo San Benettese. Domenica alle ore 18:30. Virtus Vecomp Verona, Monza e poi Vispesaro Gubbio. Stavo vedendo siamo in attesa che Silvio acquisisca non più il 70 ma pare il 95% del Monza. E poi lo vogliamo, non lo so, sarebbe fantastico. Cosa farebbe, vero? Francesco, se venisse al Bonolis a vedere il suo Monza, se sarà il suo Monza, se ci riesco, lo ringrazierai per tutto quello che
che mi ha fatto gioire con il Milan. Vabbè, certo. 25 anni, 27, 30, vuol dire che sta... farai un selfie con lui. Eh? Sì, ma sicuro. Sì, se ci riesco mi avvicino pure un bacio. Poi esatto. Poi lo metti su. Vabbè, poi lo metti fatemi chiudere, che sennò Maurizio si arrabbia. Ciao, ciao a tutti, ciao Francesco. Sui social, sui siti. Ciao Francesco, ciao Ania, ciao. Ciao, arrivederci. Ciao Andrea. Ciao. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Torniamo la settimana prossima, con Protero. Non è detto perché il campionato di Serie B... Non si sa, potrebbe si non giocare. Vabbè, ci vediamo settimana prossima. Buonanotte.